Secondo episodio della gola di Madubu. Allora, ho fatto off camera quel salterellino lì del cazzo. Lì infatti alle nostre spalle c'è una cascata. Adesso siamo liberi di proseguire. Bene, se avete indovinato, un'altra prova col fuoco. Un'altra. Ce ne deve essere sempre una in ogni Tomb Raider, oh. Attenzione alla seconda piattaforma, che quella iniziava a sparare fiamme. Possiamo proseguire, vai. Sta prova del fuoco era facile per essere una prova del fuoco di Tomb Raider. Mamma mia. Mi ricordo, la prima in Tomb Raider 1 era di una difficoltà assurda. Poi c'erano sempre anche quelle di Tomb Raider 2, che erano una nel covo di Bartoli, una nel tempio dell'Oxian, sempre assurde. Però quella del tempio dell'Oxian era facoltativa, si poteva anche non fare, me lo ricordo. Mentre questa ora, in confronto a tutte le altre, una cazzata. Bastava semplicemente atterrare sulla prima con calma, evitare la seconda, e il tutto era fatto. Ora qui però come si fa? Ah no, bene, non è scivoloso. Meno male, pensavo si dovesse fare un altro cazzo di giochi con i saltellini, merda. Sto livello lo odio perché è tutto un saltellare pericolosamente da una roccia all'altra. E beh, poi vedrete, tanto tra poco inizia il punto. La vera difficoltà di questo livello del cazzo che ho sempre odiato inizia tra pochissimo. Sempre che ce la faremo a fare in questo episodio, ragazzi. Anche se siamo in appena un minuto, non si sa adesso quanto ci metterò per prendere il secondo segreto. L'hanno nascosto, veramente, guarda. Una roba. Vedete, qui c'è una roccia inclinata. Allora, mettendo l'ara, non so precisamente come, bisogna fare in modo che saltando indietro atterri scivolando su quella cosa e poi aggrapparsi all'ultimo e... vabbè, adesso tanto vedrete. Allora, proviamo a farlo da questa distanza. Ecco, perfetto! Segreto, 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 meno male, ce l'ho fatta al primo tentativo. Allora, lì in quella capanna ci sono gli oggetti, ma sono solo munizioni e un medikit. Adesso per proseguire dobbiamo ritornare, dobbiamo fare un bel saltone lì su quella roccia inclinata. Ma però attenzione, perché se vi mettete troppo sulla destra, l'ara batte una capocciata contro questo scoglio qua. Speriamo di farcela, ragazzi. Voglio almeno arrivare all'inizio dell'osticità. Ecco, appunto. Come? Perché devo sempre fare queste figuracce. Dico di non fare le cose e poi 2 secondi dopo ci devo cascare io. Ma uffa però, eh. Spero di almeno arrivare all'inizio dell'osticità di questo livello, che è qualcosa di... mamma mia, sempre odiata. Ma è un veicolo, ora vedete, si manovra come la merda. Vabbè, tanto è inutile che faccio suspense perché c'è adesso in questo momento il veicolo, lo vedete in alto a destra. Dunque, proviamo un attimo. No, però sul ciglio non... Allora, vediamo un po' così. Ce l'ha fatta, incredibile. Guarda, credevo che come al solito facesse uno dei suoi errori da cretina, mamma mia. Adesso risalviamo un'altra volta, sì, oramai salvo spesso perché mi fa sentire sicuro salvare in ogni momento. E se sono sicuro, più sono sicuro, meno commetto cazzate. Va bene, adesso siamo qui. Siamo ritornati qua, 2 segreti su 3, ora il terzo chi se lo ricorda, andrò sulle soluzioni scritte. Siamo arrivati, ora c'è da fare il punto con il veicolo, ed è ovviamente la canoa di merda. Qui intanto c'è anche un coccodrillo. La canoa è lì, ma... Dio mio, perché hanno dovuto inventare la canoa in questo gioco? Intanto accendete un bengala perché è buio da morire. Bisogna intanto trovare una leva che sblocchi il passaggio della canoa. Che però adesso io non trovo altro coccodrillo. Anche la parte, pure la parte sbagliata. No, no, no. Lara. Oddio, adesso come ci torno? Come dovrei tornare su adesso che è tutto
tutto troppo in alto. Adesso io su come ci torno? Ah, devo salire sulla canoa, ho capito. Ovviamente mi obbliga a farlo. Ok, saliamo sulla canoa e... beh, intanto eliminare questo secondo coccodrillo. Allora, va... va bene, allora si manovra come la merda. Non posso spiegarvi i comandi perché neanch'io so come si manovra la canoa. Vediamo un po' l'andato, dobbiamo metterla qui a decente al muro per tornare sulla terra e sconfiggere il coccodrillo. Però, come ci scendo io? No? Scusate, veramente non... no? No? Aiuto, aiutino! Non so come farla scendere dalla canoa. Bisogna adesso prendere una leva. Dalla canoa non ci... ah, ecco! Vai, credo di aver capito. Allora, vabbè, qui intanto... diciamo che il coccodrillo ci dia la caccia. Azioniamo direttamente la leva. Come cazzo ho fatto a farla smontare dalla canoa? Giù più X, non ho capito. Sto provando tutte le combinazioni che di solito si usano per far... per far smontare l'ara da un veicolo, ma... la scema continuava a non far niente. Continuava solo a remare come una cretina proprio. Vediamo quanto ti ci vuole per salire su una cazzo di canoa però. Lara, cominciamo. Allora, vi dico, già che la canoa ha una manovrabilità da cani, dovrete manovrarla controcorrente e farla infilare in passaggini strettissimi. Come se non bastasse, quando Lara tocca un muro, comincerà subito a prendere deviazioni indesiderate. Adesso bisogna seguire semplicemente... la cascata. Andiamo sulla cascata con i massi appuntiti, un classico, e andiamo. Attenzione! Ecco, ho azionato quella corda rossa. La corda rossa è solo delle trappole. Ecco, stavate che però ho evitato prontamente, grande. Allora, adesso fatele azionare questa corda verde. È un po' difficile perché è in controcorrente, ma toccandola... le lame da questo passaggetto smetteranno di funzionare. Ah, vedete, madonna, allora, gli ci vuole sempre un'eternità per girarsi. Poi gli dici, metti la freccetta a sinistra, gira a destra. Allora, non lo so, saranno i comandi invertiti. Metti la freccetta a destra e continua a girare a sinistra. No, veramente, io la canona non ho mai capito com'è che va manovrata, perché va sempre dove cazzo gli pare, indipendentemente da quale freccia tiri. Allora, qui è difficile, bisogna... fare in modo che, ecco, e non ce l'ho fatta. Mamma mia, però, nonostante stessi premendo con tutta la forza del mondo, niente. Bisogna fare in modo che Lara comunque vada dall'altra parte. Nonostante, oh, ma davvero, non c'è veramente il modo per farla andare dove vuoi tu, questa canoa. Va sempre dove vuole. Ed è incredibile che ora già questa parte iniziale l'abbia fatta con pochi errori. Di solito già lì mi incasinavo parecchio. Ma proviamo a... farla andare già un po' più qua. Ok, a non farle toccare i muri. No, 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 dai, dai, dai. Dai, ti prego, ti prego. Oh, incredibile, le mie suppliche una volta tanto vengono... no, 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 dai. Da questa parte girati, ma... cosa, continui a girare dall'altra parte? Ma mamma mia! Io sono esaurito, veramente. Già mi ha fatto esaurire sta canoa. Sembrava avercela fatta, invece no. Si mette e continua a girare dall'altra parte, nonostante con le frecce stavo premendo sinistra. E no, continua a girare a destra. Ma... comandi per la canoa. Non so neanche io come si manovra. Cioè, io provo, non lo so, a istinto, comandi invertiti, controllo normale, ma... fa sempre come vuole. Girati qua e adesso vai avanti. Avanti, avanti, no, no, non ti girare, vai dritta, non ti... ma cosa fai? Ancora! Dai, dai, da questa parte, su, no!
sta cazzo di parte, forza Lara! Oh! Cioè guardate, un sacco di tentativi per... No, 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 devi andare da questa parte, da questa parte, da questa parte! Dai, mamma mia, mi stanno venendo le vesciche! Girati un po', su! Oh, non c'è verso, non... Dai, ti manca poco, su! Cos'è, non mi cambi di... Dai! Oh, ma... Insomma! Per ora direi di salvare perché abbiamo fatto anche... Già che siamo riusciti ad andare là... Insomma, veramente, non... Vabbè, allora andiamo da questa parte, tanto mi sembra non cambi niente, però... Mamma mia, oh! Cazzo, guarda, alla fine sono dovuto andare qui per forza perché non ne voleva veramente sapere di girare dall'altra parte. Gira da questa parte adesso. Di qua, adesso per di qua, adesso per di qua. Ok. Qui c'è una cascata. Meglio prendere un medikit, adesso ho seriamente paura possa sfracellarsi. Si è sfracellata comunque. Io veramente non capisco, mi sono fatto il piano d'energia, cos'altro vuoi però, insomma? Me la fai sta sempre impossibile. Maledetto coso di merda, oh. Deve proprio... Ci gode nel vedermi morire, vedete? Gode come un matto nel vedermi proprio morire, mamma mia. Nonostante... Prenda tutte le precauzioni? No, deve farmi morire lo stesso perché sono lo sfigato, capito? Va bene, qui adesso vai da questa parte, che, capito, tanto è inutile, non me lo vuoi far fare il percorso che bisognerebbe fare. Gira da questa parte, ma quanto ti ci vuole? No, non è questa la direzione giusta! Sto dicendo di girarsi, ma sta facendo tutt'altro. No, non da questa parte! No! Ragazzi, io basta così per questa parte. Ci rivediamo da dove ero morto. Ciao!